regista aspettava la star al ristorante. Sembrava un morto con in mano un bicchiere. Oh, il ragazzo lavorava in un bar ed aspettava che il padrone se ne andasse per potersi sedere. Il dentista aspettava il sabato con la moglie e tre figli, era già pronto per il mare. Il taxista al posteggio aspettava qualcuno da portare. E chi l'ha vista? La ragazza con le grandi tette che tutte le sere alle sette e un quarto aspettava l'autobus guardando quanti ad aspettare, a cercare di fermare questa vita che passa accanto e con le mani ti saluta e fa bye bye. Questa vita un po' umida di pianto, con i giorni messi male, vista dall'alto sembra un treno che non finisce mai. Neppure se coperta dalla neve o se sparisce sottoterra e non si vede, la ragazza, la star, scaraventati in mezzo al traffico. Ma, Dio mio, e se si provasse a trattenere il respiro, se si cercasse, se si provasse di fermare il giro. Il regista, stanco di aspettare, la star l'ha mandata a cagare. Il ragazzo ha lasciato lì di lavorare e ha guantato un treno e corso fino al mare. Il dentista si è innamorato di un dente, lo accarezza, non vuol fargli del male. Il taxista nella macchina non ha il cliente ma una canna per andare a pescare. Mary Louise finalmente ha deciso che passato gli occhi e si è lasciata andare. Ha benedetto il cielo come fosse un fratello per le sue belle tette, per l'amico che le vuole toccare. Adesso, mio Dio, cosa devo fare? Se devo farla per...